brano sarà La cucaracha, famosissimo, e invece il secondo è un blues di un autore inglese, si chiama Beetle Blues. E io introduco, presento, invito il professor Tarmulin sul palco a dirigere. Ecco qua. E via il primo concerto dei nostri primi. Thank you.
Thank you.
approfondito, mettere in dubbio ciò che è stato scritto, non farlo in basso come una rondine né troppo in alto come Icaro. Sembra tutto un circo, un gran video, oltre la vita e la morte c'è un filo, il cielo è dipinto di rosso, l'unico modo in cui volare qui è il paradiso, l'essere umano è già estinto, sta perdendo in pinto grigio, Guernica, un libro già scritto, una vita c'è in fili quando scenario già visto, Laura Pizzino, che pensa di la guerra ci ha vinto, che useremo la mente in mano, l'istinto avremo fallito, volare ti fa sentire in pericolo, non ti ricorderai di averlo fatto fino all'ultimo respiro, correre fino all'ultimo centimetro, volare sentirsi libero, avere nella mente un concetto, esprimerlo, passare dall'oscurità ad essere vivido, volare uscire dal proprio labirinto, essendo nel vuoto, attenzione arrivo, cadere nell'abisso e diventare un simbolo, volare e toccare il cielo con un dito, 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 ti fa sentire vivo. Vivo! Thank you.
Allora io invito la professoressa Paola Sponto, presente. Il professor Giuseppe Nicolato, in alimento. Il professor Gussax, Matteo Tappoli. Aspettiamo, anzi no, sto aspettando l'altro collega, perciò ancora non nomino. La professoressa Cinzia Ricciardi di Flauto. Ascoltavo lui. Il professore di chitarra Roberto Piccoli. Per di percussione e batteria Antonio Cucino. Con questo brano noi vi auguriamo un buon fine anno, un abbraccione a tutti, vi auguriamo buon ascolto e speriamo e ci rivediamo puntuali, precisi nei nostri saggi di classe, a partire ai noi, perché loro hanno della carica mille, da domani sera ci sarà il saggio di percussioni, martedì ci sarà il saggio di sax e clarinetto, mercoledì saggio di flauto traverso e pianoforte e poi il 27 il saggio delle chitarre. Comunque trovate tutto sui social.